Bentornati amici dall'Eccelso, bentornate feci dall'Eccelso in questo nuovissimo video, videace del giorno dopo. E sì, allora, bentornati a tutti del giorno dopo della grandissima vittoria. Poi in realtà lo caricherò lunedì questo video, semplicemente per una questione di non, come sapete sempre, logistica di video, non accavallarli troppo. Perché ieri purtroppo i miei genitori erano in montagna, non ho potuto usufruire dell'hotspot di mia madre, che abbiamo lo stesso abbonamento della stessa compagnia. Il mio telefono, telefoni anche con prestazioni simili, il mio telefono non sostanzialmente è una roba, una merda, cioè per un video di 8 minuti ci ha impiegato 2 ore e mezza, 3 ore a caricarlo. E quindi chiaramente se il video a caldo post partita lo carichi figa il giorno dopo a momenti è chiaro che perde anche un po' il senso. Comunque meno male che dalla prossima volta non ci saranno questi problemi, quindi questo video lo vedrete lunedì. Bene, ci ho detto, un minuto perso in premesse inutili. Allora, oggi faremo dei voti, delle votazioni un po' alla Franchino il criminale. Lo conoscete Franchino? Che fa spaccare, un soggetto clamoroso. E mi sto guardando tutti i suoi video, quindi magari se ogni tanto esce qualche romanata, qualche mirata, ciao Miro, sapete il perché. Allora, Boris va fatto un discorso molto serio, nel senso che nessuno ne parla, nessuno dice niente, è stato messo in dubbio da chiunque. Bisogna riconoscere me stesso, in una situazione in cui tutta la squadra girava male, veniva data anche la colpa a lui, giustamente, ma bisogna riconoscere che Boris rispetto all'inizio anno ha avuto un miglioramento clamoroso. Poi cheat, adesso le prossime partite farà un disastro dietro l'altro. Ad oggi, signori, io vi dico la verità, mi sembra di quelli che vedo in campo uno dei più pronti eventualmente a fare un salto di categoria. Detto una cazzata, ma non lo so, fatemi sapere voi nei commenti, ma cioè è sicuro, sta migliorando le uscite, lo vedo anche un atteggiamento molto leaderistico rispetto alla squadra e mi sembra più maturo lì in mezzo, come proprio come consapevolezza di essere migliorato, di saper di potercela fare, veramente bene, sono molto molto contento. Boris, secondo me niente male. Quindi questo per quanto riguarda Boris. Qua uno che figa, pare che sta facendo un attraversamento in girello, stava andando in due all'ora, vabbè. Poi difesa, Altare 5-6, dai, 5-6, perché l'errore è grave, nel senso che poi lì se la perdi le responsabilità ce l'ha anche lui. 5,5 facciamo, perché in effetti è comunque un'espulsione evitabile. Ma il primo giallo, ripeto, per me è inesistente. Il secondo è chiaramente giallo, quindi nel momento in cui comunque tu hai già una munizione non puoi fare quell'entrata, che non è cattiva, ma è un'entrata da giallo assolutamente. Quindi un 5,5 perché non è un 5. Non è un 5 perché, per quanto mi riguarda, seppur l'errore è gravissimo, perché poi se lì la perdi, ripeto di nuovo, è colpa di Altare, perché metti in difficoltà la squadra. Secondo me ha fatto probabilmente i 75 minuti di attenzione, di pulizia, tra i migliori che ha fatto a Cagliari. Per me era il migliore in campo, la prestazione era da 8. Forse effettivamente un 5,5 è troppo poco rispetto, però non voglio neanche sembrare sempre quello troppo di parte. È anche giusto dirlo a Joe, insomma, quando sbaglia. Ma non importa, voglio dire, fa parte del percorso di crescita del ragazzo. E bene, dai, sono contento, ha fatto una grande partita ieri di attenzione. Soprattutto ha fatto una diagonale clamorosa in chiusura dove Dossena si era perso l'uomo, bellissima. Peccato veramente, perché era di gran lunga, di distacco, secondo me il migliore in campo sino a quel momento. Poi Dossena, partita di pulizia, vedi come mi piace, un bel difensore. Non è il mio prototipo, sapete, a me piace i giocatori più tutti d'un pezzo, stile Altare. Dossena è più un difensore, è un difensore che ha un fisico che volendo lo potrebbe portare verso quella direzione lì, perché comunque spalle larghe, altissimo, però non ha quella consistenza fisica, quella muscolatura di Altare, no? Non ha quella, anche quell'andare, quei coscioni da cinghiale di Altare. Poi per carità, anche lui non è che sia piccolo, non sto dicendo questo, sia mai, però è più un giocatore
Di Fino anche, parlando di difensori della nostra difesa, lo vedo più una via di mezzo tra un Robert e un Altare. Attenzione che poi questi difensori non diventino una roba che non è né uno né l'altro e fanno cappelle. Io un po' questa paura ce l'ho, però vabbè, per il momento sta andando bene. Voto 6 al 7, perché comunque Altare in qualche frangente gli ha un po' svoltato la cosa. E poi Obert secondo me è partita perfetta, tornava da qualche problemino. E voto, senza dilungarci, sapete cosa penso di Obert, l'ho già detto in 10.000 video, deve giocare nella difesa 3. Ieri infatti ha reso anche più facile il lavoro ad Azzi, sin quando c'è stato. Voto 6 al 7 anche lui, dai, per non esagerare. Sono contento che è tornato col Daniga, senza voto chiaramente, contentissimo, mancava tantissimo, servirà adesso che manca Altare, speriamo torni in condizione presto. Poi passando, non so se sia entrato qualcun altro, onestamente me ne frega un cazzo, passando ad Azzi, Azzi ha fatto una signora partita, secondo me signora partita, la migliore da quando è a Cagliari assolutamente, perché aveva dietro uno che gli dava sicuramente più garanzie. In generale, a livello di costruzione aveva meno incombenze, perché Obert ha un piede che, ripeto, per me non è da centrale, cioè va bene il centrale col piede raffinato, ma per me Obert ha un piede, mamma mia che macchine, ma come fai a modificare una Mito e metterci l'alettone sopra, cioè, figa veramente, allora fai prima a comprarti un'altra macchina. Vabbè, quindi Obert bene, poi non sto dicendo Azzi voto 7 pieno, come direbbe Franchino, 7 pieno. Sì, 7 pieno, perché anche qui partita di sostanza. Poi ripeto, cioè io ragazzi vi do dei voti come sempre relativi. Cioè ad Azzi non stiamo parlando di Gesù Cristo, cioè mi sembra chiaro, è un giocatore come Rico Giannis più o meno. Poi a voi Rico Giannis lo odiavate, solo che è destro, solo che è un po' più offensivo, Rico Giannis è un po' più difensivo, ma la tipologia di giocatore è quella. Sono dei giocatori che a me non dispiacciono, ma perché io ho bene in mente la dimensione che del Cagliari, che ha il Cagliari adesso, anche purtroppo. E quindi se Paolo Azzi mi fa delle prestazioni come quelle di domenica, vi dico, signori, va bene, prendiamocela. Cioè, cosa volete che vi dica? Questo è, poi chiaramente voi mi direte, ma come fai a dare tutti 6, 7, 8, poi facciamo cagare, vinciamo la partita così all'ultimo, tirata, insomma. Ragazzi, perché come dicevo nel video di ieri, prendiamo quel che viene. Non è, cioè, un ragazzo ha commentato spirito di rassegnazione. Ma sì e no, cioè nel senso non è che sono rassegnato, e che con tutti questi infortuni, con la situazione societaria, mercati fatti alla carlona, tutte le problematiche del caso, onestamente io ad oggi sto vedendo una considerazione maggiore dei giovani, non so se per necessità, ma a me non me ne frega niente, l'importante è che ci sia, quantomeno anche nell'atto pratico. E signori, quindi vediamo quello che arriva, poi Curfalizzi non diamo neanche il voto. Lella voto 6 al 7 anche per lui, secondo me partita di veramente grandissima corsa, grandissimo sacrificio, e voglio dire ha fatto secondo me una grande partita per quello che è stato il suo utilizzo nella prima parte di stagione, perché poi anche qui queste cose vanno sempre sottovalutate. Cioè voi state considerando e dovete dare giudizi su un giocatore che arriva dalla Serie C, che nella prima parte di stagione, per colpa di un incompetente, non ha mai giocato. Pensate Kurfalidis e Ullella, un Kurfalidis e Ullella con 18 partite in più, che i giocatori che potevano essere, perché non lo sono chiaramente, perché a livello di esperienza mancano di quelle 18 partite. Ok? Cioè, pensate veramente con una progettualità diversa, con un utilizzo diverso delle forze che c'erano, al posto di cambiare ogni partita i terzini, Liverani, cioè, ci fosse stata una progettualità diversa, adesso staremmo parlando di un Cagliari che anche di fronte a tutti questi infortuni aveva dei giocatori anche più pronti. Non voglio dire che Lella non sia pronto, Lella ha fatto un partitone, però è chiaro che comunque anche lì
Il partitone va sempre valutato in relazione alle aspettative, al giocatore e quant'altro. Secondo me la partita di Lella è ottima anche in virtù di quello che c'è stato, veramente di corsa, non ha perso brutti palloni, che il rischio c'è quando giochi col 3-4-1-2, comunque, col 3-4-2-1 come nel secondo tempo, perché quelle due mezzali devono correre tantissimo in impostazione, hanno sì compiti ridotti rispetto ad un regista, però comunque attenzione. Poi Makumbo, voto 7 più. Mi è piaciuto tantissimo. Makumbo, sapete, non mi piace per niente come giocatore. Ieri però ha fatto un partitone, secondo me. Tolto dalle incombenze della regia, ha recuperato palloni e vi giuro, alla fine avevo voglia di denudarmi in live. No, ha fatto veramente vedere un giocatore al 90esimo, dopo l'intera partita giocata in un ruolo dove corri anche di più del regista, fare quelle scelte di lucidità incredibile, veramente. Vuol dire che c'è quantomeno con la testa. Non deve fare regista, però. Non deve fare regista. Oggi non ha ballato. Ieri non ha ballato. E questo è il giocatore. E questo è un giocatore che può essere utile alla causa, cazzo. Può essere utile alla causa. Poi io sarei andato su un altro tipo di giocatore? Assolutamente sì. Cioè, non mi sento di dire che Makumbo sia il game changer del Cagliari o sia un prospetto dalle mille possibilità. Adesso vediamolo in questo ruolo nuovo, vediamolo, diamogli continuità in quel ruolo, perché sennò viene bruciato sto ragazzo, sennò viene bruciato. Le qualità ci sono, i tempi di gioco buoni ci sono, deve lavorare su tantissime cose. Per me è assolutamente incompleto come giocatore, per essere molto gentili, però ci sarà lo spazio per lavorare, assolutamente sì. Poi Zappa, NCSP, non ci siamo proprio, no, scusatemi, ma qua Zappa male, 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 ieri male, ha rischiato pure la cappella all'ultimo, grazie a Dio che qualcuno ci ha salvati. Zappa male ieri, voto, beh, Altara abbiamo messo 5,5, oddio, sì, forse pure troppo basso, perché va, Zappa 5, sapete, io con Zappa sono veramente molto buono e cerco sempre di essere comprensivo. Ieri non mi è proprio piaciuto, non mi è piaciuto per niente, non propositivo né in fase offensiva e anche in fase difensiva, pasticcione, però vabbè, dai, voto 5, 5 pieno. Poi Prelec voglio dare un 6 di incorreggiamento, nel senso di scorreggiamento, nel senso che commenti, vabbè, lasciamo perdere, insomma, solita piazza che non capisce un cazzo. Voglio dire, è un ragazzo 2001, di nostra proprietà. Finalmente abbiamo deciso di puntare su un ragazzo di nostra proprietà giovane. Diamogli il tempo. Poi se da qui a 10 giornate avremo capito, 10 giornate da titolare, che è un pippone clamoroso, che non sa tirare, che non sa fare niente, insultatelo, ma criticatelo, fate quello che vi pare. Ad oggi chiedo gentilmente calma nei giudizi verso un ragazzo giovane che ha avuto poche esperienze, che è il primo campionato in Serie B, che arriva a stagione in corso, una stagione non facile. Prendiamo di buono quello scatto che ha fatto e quel movimento a liberarsi dai difensori. Prendiamo di buono quello. Poi sul lavoro di tirare col destro, col portiere che ti esce, che chiaramente doveva far molto meglio, non lo sto giustificando, ma ci sarà anche lì tempo per lavorare. Oggi, non so, mi sento qui di... sono quasi un padre spirituale, no? Tempo per lavorare, ma sì, perché voglio dire, sempre quest'ansia da prestazione, quest'isteria collettiva, questa roba, boom, cioè ormai guardate, ho fatto un'introspezione, ho capito, ormai quello che viene, viene. Onestamente sono modestamente contento dell'insieme di squadra che si sta creando e quindi come faccio proprio, ragazzi belli, bravi, simpatici, non montati, basta con tutti sti truzzoni, ste cose, stile Millico 4, non ci siamo proprio. Ma perché non ci siamo proprio? Perché se lui da quella palla lì che ha perso in modo clamoroso al 94esimo fosse nato un gol, cos'è? In cui tra l'altro abbiamo rischiato. Cioè il signor Millico da Cagliari doveva sparire e qua non c'è tempo per lavorare, perché il signor Millico non ho mai capito se sia di nostra proprietà, se è di proprietà di altri.
primo luogo. Secondo luogo, l'atteggiamento con cui entra Millico è irritante. È irritante. È irritante. È irritante. Mi dispiace, ma Millico non ci siamo proprio per davvero, perché qua c'è stata anche un'involuzione rispetto all'atteggiamento iniziale. Io non so con quali promesse e premesse generali fosse arrivato. Ad oggi vi dico, non ci siamo proprio. Poi Luvumbo anche non è entrato, non mi è piaciuto, ma ripeto, Luvumbo purtroppo sta pagando dazio di una situazione non bella, non facile, di un allenatore che gli chiede cose diverse da quelle che sa fare lui. Però voglio dire, io non voglio alcun colpare Ranieri, però personalmente mi posso fare posso dare un consiglio, cioè Luvumbo, per metterlo lì a fare il trequartista di fino, fai un modulo storto, cioè fai un modulo non speculare, metti Luvumbo esterno tutto a destra, attacchi più di lì, e poi in fase difensiva, visto che è un giocatore fresco, che fisicamente integro, a me non frega un cazzo, ti deve fare quanti? 20 minuti? 20 minuti riesce benissimo a farti la fase offensiva largo a destra e la fase difensiva centralmente. Cioè voglio dire, ma se non ce la fa uno di 20 anni che corre tantissimo, cioè chi ce la deve fare? Io devo farci, ho 20 anni anch'io, ma chi ce la deve fare? Cioè, voglio dire, lo metti largo a destra, gli fa la fase difensiva centralmente, se lo preferisci centralmente, o dal lato che preferisci tu. Cioè, secondo me è sbagliata questa cosa, le posizioni, le cose, perché Luvumbo veramente sta risentendo. Finisco con la Padula. La Padula, voto 8. Voto 8 perché comunque quello è un gol che ti poteva far solo la Padula, cioè per la cattiveria, una partita che ormai io pensavo di perdere, onestamente, dopo l'espulsione. Ho già detto, vabbè, lasciamo perdere. La Padula l'ha messa dentro, quindi per quanto lo possa criticare, per quanto non mi piaccia, cioè ripeto, non lo trovo né tecnico né veloce, però è un animale. 8, cosa gli devi dire? Qua ci siamo assolutamente. Voto finale Ranieri. Devo dire, io avrei fatto una sostituzione diversa, non avrei messo Millico e neanche Luvumbo, in realtà avrei messo al posto di Mancosu Del Pupo, per parere personale. E poi però comunque i cambi alla fine ci stavano, a livello di tempistiche, cambi di per sé secondo me non eccellenti, però voglio dire, insomma, la squadra ha tenuto, si vede che c'è una squadra, il merito di Ranieri. Voto 7, pieno, 7 pieno per la squadra che sta forgiando a livello di gioco, purtroppo, insomma. Cagliere veramente poca roba. Un bacio, ciao a tutti.